Ciao, benvenuto finalmente. Un nuovo video. Dopo 10 giorni di febbre, e non ti dico i particolari, ancora sono con problemi, insomma, legati alla febbre. In questo periodo viviamo con il terrore del Covid, no? Quando ti viene la febbre. Pare che sia tutto a posto. Allora, riprendiamo l'anno parlando della magia del modo Lidio. Questa se sei nuovo ti invito a iscriverti al canale, campanellina, visitare giambirobruno.it. Puoi trovare sotto il video lezioni per principianti. Puoi iscriverti al canale Telegram e al gruppo Facebook, ma soprattutto giambirobruno.it per ricevere lezioni come questa e altre che non carico sul canale, tab, eccetera. Il modo Lidio è una scala maggiore dove il quarto grado è innalzato di un semitono. Quindi la vediamo in fa maggiore, fa maggiore. Io ho messo la sesta corda innalzata in fa per fare sentire la sonorità del lirio. Insomma, la scala maggiore, non so se vedi, la scala maggiore ha fa, sol, la, si bemolle, giusto? La scala lidia c'ha invece del si bemolle il si naturale. Quindi la scala maggiore ha fa. Scala Lidia, eccola il quarto grado innalzato. Suono da 10-15 giorni. Allora, è bellissimo sperimentare. Altra cosa interessantissima. Interessantissimo, se ci hai fatto caso, possiamo estrapolare due triadi dal modo Lidio. La triade di Fa e triade di Sol. Perché dirai queste due? Perché contengono tutte le note del modo. Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi. Fa, Sol, La, Si, Do, Re. Vedi, le ho messe qua, guarda. Se vedi, Fa, La, Do, Sol, Si, Re, sono tutte le note della scala Lidia. Manca solo il Mi, e quindi immagino tranquillamente un'introduzione. Ecco,
che sonorità bellissime. Queste ti invito quindi, se vuoi approfondire, ne parlo in corso solista, wow, ne parlo nel corso di armonia pratica, cioè, diciamo come prendersi accordi a tre suoni e quindi suonarli nel modo lido, dorio, misoli, insomma, per nuove sonorità e nuove. Noi ci sentiamo al prossimo video, io ti ringrazio per essere stato con me. E vedremo Desafinato, un brano bossa da suonare, la melodia e gli accordi, un arrangiamento. E quindi iscriviti al sito se vuoi restare in contatto con me e ricevere contenuti esclusivi. Noi ci sentiamo al prossimo video. Volevo farti, ho scoperto una tastiera che mi impedisce, mi permette di non usare il mouse. Vedi, c'ha un touchpad, l'ho ordinata di colore nero, questa è bianca, quindi mi permette, io posso terminare pure la registrazione senza mouse. E mi, diciamo, per il problema che avevo al polso, ho trovato questa soluzione. Io ti ringrazio, al prossimo video, ciao!